Bomba ragazzi, questo è What the Fask, questo fa. Benvenuti What the Fask. Non vi dico neanche cos'è, lo dovreste sapere. Praticamente no, Ask, l'applicazione l'apro solo quando giro il What the Fask. Quindi ora ho aperto l'applicazione e ho 774 nuove domande. Non le farò tutte, nel senso le sfoltirò in un po' di video. Ma prima di iniziare a leggere le domande alle quali risponderò a bomba, voi cliccate sulla campanella e vi iscrivete al canale, eh? No, la campanella serve per rimanere aggiornati e l'iscrizione per essere iscritti. Bello. Andiamo subito a iniziare. What the fuck? Ciao Maurizio, mi potresti dire qual è lo studio di registrazione? Qual è senza apostrofo? Studio di registrazione che doppia The Umbrella Academy? Se non ti disturbo, me ne potresti elencare anche altri? Su internet ce ne sono un botto. Stai studiando doppiaggio, in bocca al lupo per tutto, hai fatto anche i provini, bene, in bocca al lupo. Lo studio di registrazione dove abbiamo doppiato Umbrella Academy, perché è già stato doppiato tutto, è lo studio Sedif. Ciao Mauri, non ti seguo da tantissimo, ma ho visto un sacco di tuoi video. Mi è piaciuto un sacco scoprire che tu hai doppiato Archer di Psn. E volevo sapere se ci sarai anche nel nuovo film Evansville Lost Butterfly. E se sai quando uscirà in Italia. Un abbraccio, ciao. Boh, non lo so. Se uscirà in Italia, penso proprio che ci sarò io. Se ci sarà il personaggio a doppiare. Cioè, se ci sarà il personaggio sarò io a doppiare. Ciao Mauri, sei un grande. Come reagiresti se conoscessi qualcuno in grado di imitare alquanto bene la tua voce? Ti sorprenderebbe o ci rimarresti male o ti divertirebbe? Ma io ho due amici che in realtà fanno abbastanza bene la mia imitazione e mi fanno scassare dalle risate. Quindi non vedo perché dovrei rimanerci male. Tra l'altro c'è un mio collega, Matteo Garofalo, che è una testa di, che ha fatto un video dove imita il mio What the Fask e sembra veramente Young Merluz. Quindi ve lo metto da qualche parte così lo andate a vedere quanto è fava, il mio amico Matteo. What the Fast! Ciao Young Merluz, volevo sapere come mai la qualità dei tuoi video fa così schifo. Ti saluto, comunque sei al top. Caro Matteo, questa è la rubrica Young Merluz, quindi se vuoi vedere i video con la qualità in alta definizione, il microfono super figo, eccetera eccetera, devi andare a vedere i video di me del futuro. E ti lascio il link in descrizione. Andiamo avanti, mi prude la caviglia. What the Fask, bomba Mauri. Volevo chiederti, gli effetti degli aspetti supremi e non di League of Legends sono stati inseriti tutti nel post doppiaggio? Sei un grande, ciao. Che so sta roba? Che ne so io, ma che cos'è sta roba? Ciao Mauri, mi è piaciuto molto il fatto che hai doppiato il protagonista di Assassin's Creed Syndicate. E se lo avessi saputo prima avrei preso quello al posto di Unity, bravo. Ma la domanda è, se avessi potuto scegliere quale assassino doppiare, quale avresti scelto? Ezio, Edward, mi piace perfettamente quello che è Jacob Fry, è perfetto per me. È proprio cucito addosso, va benissimo lui. Se fai l'imitazione di Stanley Ollio, secondo te come sarà adattato il film italiano? Avranno voci normali o comiche? Allora, in realtà io so già il cast del doppiaggio, non posso dire nulla di questo film, che sembra essere molto bello e promettente. Quando ero ragazzino, quando ero più mingherlino, secco secco e senza barba, e avevo un po' i capelli arruffati, mia mamma mi diceva che sembravo Stanlio. Perché io bastava fare così e sembravo Stanlio. E Ollio invece era, insomma, non so se li so imitare. Stanlio, dove sei? Sono dietro la porta, ma non te lo dico. Non lo so. Ciao Maurizio, come mai quando un anime esce al cinema viene richiesta massima fedeltà? Ad esempio One Piece e Dragon Ball con i nomi Rufy e Kamehameha, mentre lo stesso prodotto in televisione non ha tutta questa attenzione, oltre a creare incoerenza con gli altri media. Perché il distributore cinematografico e il distributore televisivo non sono lo stesso. Il distributore televisivo decide che in onda non possono andare certi termini, certe parole o quello che è, per quanto possa sembrare assurdo, mentre al distributore cinematografico questa cosa fa bene. Va bene, e le fa dire. E il problema è della TV, non è del cinema. Ti è piaciuto doppiare Diego di The Umbrella Academy? Sei stato fantastico, grazie. Sì, mi è piaciuto tantissimo perché adoro Diego. Ciao Maurizio, volevo chiederti, ma nessuno in Italia riesce ad imitare la voce del vero e unico doppiatore di Goku, Maurizio Torresan? Sei il migliore, ti seguo sempre, continua così. What the fuck, con le D, non con le D. Boh, penso di sì, ce ne sono di imitatori. C'è un ragazzo che lo sa fare uguale, ma non mi ricordo il nome. Perdonami. Lo trovate su YouTube. Ciao Mauri, una curiosità professionale, ma quando ti Non so più parlare. Ma quando ti sei trasferito a Roma, hai dovuto rifare la cosiddetta gavetta per farti conoscere anche lì? Sì, bussare alle porte, chiedere i provini, fare i brusì, tutto da capo. Ma chi ha la zeppola, ce l'ha pure quando pensa? È una citazione del Remoscio. No, io avevo la zeppola e ti assicuro che pensavo normale. Ciao Mauri, ti seguo da poco e ti stimo già tantissimo. Ti è mai capitato di iniziare a leggere una frase e rimanere deluso poiché non finisce come te lo mare? Certo, what the fuck? Ciao Mauri, io e il mio ragazzo ti seguiamo sempre, si chiama Enrico, potresti salutarlo? Ciao Enrico. Ti volevo chiedere, è stato divertente sdoppiare Umbrella Academy? Molto. Ed è stato difficile date le sue origini sudamericane?
Perché? Mica sono razzista. Continua così, sei un grande. Ciao Mauri, come fai a fare la parlata di Paperino? C'è una tecnica particolare, ho tentato varie volte ma oltre al verso arrabbiato non riesco ad andare. Allora, per fare Paperino, tutorial. Per fare Paperino io non utilizzo le corde vocali, ovvero uso la saliva, faccio girare la saliva all'interno della guancia, tipo così. E poi... credo sia un timbro unico, e sul quale io poi faccio girare la saliva e muovo le labbra. Ciao, sono Paperino, Lucio Paglia, ciao ciao. Quindi il mio modo di fare Paperino è questo, faccio girare la saliva all'interno della guancia e poi muovo le labbra, che fa la parola. Però è difficilissimo. Mauri, ma se metto due dita nella fia, fischia? Non lo so, io ci metto il caso. Se uscirà la seconda stagione di Vikings, ne doppierai ancora il personaggio principale? Credo debba uscire la sesta. Sai perché non puoi fotografare il mare? Lo sai Paolo? Perché viene mosso. Mauri, quali sono le note che le ragazze conoscono? Sì, la do, la dicevo alle elementari. Vai mai a Napoli? Se sì, cosa ne pensi? No, perché sennò muoio. Vedi Napoli e poi muori. Beh, è capitato di andare a Napoli, è una città che adoro, sinceramente. Mi piace un sacco. Ciao Maurizio, mi è capitato di vedere dei film film italiani che ci fossero attori italiani che per qualche battuta venissero doppiati da loro stessi. Perché succede? Un saluto sei grande. Questo succede quando a volte ci sono dei problemi magari con l'audio, che non si ha la possibilità di prenderlo pulito, che va in distorsione il microfono, eccetera eccetera. Anche nel film di Cotto e Frullato, per motivi di questo tipo, abbiamo dovuto ridoppiare alcune battute del film. Tra l'altro c'è il link, il video di come è stata l'esperienza appunto di ridoppiare se stessi. Perché proprio capo vieni che ci siamo. Dai cazzo, eh? Oh, quindi è un po' portata. Portare significa questo. Vieni un attimo! Questo è portare la voce. Urlare è urlare! Invece portare è quando vuoi farti sentire da qualcuno che è più lontano. In questo caso nell'altra stanza. Ok. Quindi è un po' portata la voce. Se compro un martello e una falce su Amazon, sono comunista o capitalista? Sei acquirente. Ciao Mauri, ho una domanda per te alla quale non so darmi una risposta. È un momento serio. Un doppiatore, naturalmente, deve proteggersi la gola così da evitare eventuali malattie. Mazza. Ma nel caso in cui si presenti un raffreddore, madonna, come ci si comporta? Si doppia comunque oppure si aspetta che vada via prendendo qualche medicina? Allora, innanzitutto si cerca di tutelarsi, come hai detto bene anche tu, ma poi dipende dalle esigenze di consegna, a volte sei costretto anche malato, raffreddato a incidere. Tecnicamente ci sono tecniche di emissione vocale che, se non sei veramente messo da ospedale, ti permettono di camuffare la voce nasale, si può fare. Se però c'hai calo di voce? Propoli, vai sulle basse, appoggi diaframma e sei uno ragazzi tu. Accetteresti mai per lavoro la lettura, doppiaggio di un audiolibro? Tipo come ha fatto Francesco Pannofino per i libri di Harry Potter? Beh, sì, è lavoro. Ciao Maurizio, credo che Giorgio verrà mai doppiato in italiano? Intendo le altre serie oltre al vecchio Stardust Crusaders. No, quelli sono OV, non è la serie. E comunque, non penso proprio. Che esercizi potrei fare per rafforzare gli addominali bassi? Allora, vi svelo un segreto, ragazzi. Non esistono gli addominali bassi. Esiste la fascia addominale, che si allena con tanti disparati e diversi esercizi. Ora, i famosi addominali bassi si tende sempre ad accumulare, perché l'uomo accumula grasso in quella zona. Quindi allenarli non è che se li alleni bruci il grasso. Ci vuole l'alimentazione, il cardio, l'esercizio, ci vuole tutto, e una buona integrazione alimentare. E dove la prendi l'integrazione alimentare? La prendi su Amazon. Perché su Amazon ci sono... Le puoi anche prendere su Amazon, perché su Amazon c'è Prozis. Ragazzi, cos'è Prozis? È il mio sponsor di integrazione alimentare. Ma la differenza dov'è se la prendi su Amazon e se la prendi su Prozis? Che se la prendi sul sito di Prozis puoi utilizzare il codice sconto MERLUZ10 e avere il 10% di sconto. O sopra i 39 euro e sopra i 69 c'è sempre un regalo di omaggio. Di solito c'è il burro d'arachidi, che io mi ci cospargerei il corpo e mi clonerei per poi potermi leccare e poi fare questa cosa a vicenda col mio clone. Che schifo. Hai mai pensato a come sarebbe stato se fossi nato dell'altro sesso? Sarei una figa spaziale. Bomba Mauri, il tatuaggio che hai sull'avambraccio destro ha un significato particolare, con congratulazione per la parte di Shazam, non vedo l'ora che esca al cinema anch'io. Questo è il Triskel, è il simbolo celtico della famiglia, ho detto anche in un altro video, e l'ho fatto appunto con i miei fratelli. Io ce l'ho sul polso, mio fratello sull'avambraccio, mia sorella ce l'ha qui sul pettorale destro e l'altra mia sorella sul pettorale sinistro. Siamo una famiglia molto unita, ci si va bene. Ciao Maurizio, volevo chiederti un consiglio: quali esercizi si possono fare per evitare di mangiarsi le lettere e mettersi a dieta? Qualche volta mi capita di impaperarmi anche con le parole più semplici.
semplici. Vorrei risolvere, ti adoro e grazie se risponderai. Leggi a voce alta, scandendo bene le sillabe. Puoi anche sembrare un cretino, non importa, non ti metti a casa da solo e fai: ciao, volevo chiederti un consiglio. E scandisci bene, bene, bene. Fallo una mezz'oretta al giorno e vedrai che acquisirai una capacità di articolare migliore, così quando parlerai normalmente ti incepperai più difficilmente. Prima o dopo i pasti? Prima di fare la cacca. Ciao Maurizio, sapendo quanto ci tieni alla grammatica, quanti tic nervosi ti vengono ogni volta che leggi i commenti ai tuoi video? Haha, sei un grande, ti ho conosciuto solo ora e sono pronto a seguirti fino al deserto del Tartaro. Poi da lì fai strada da solo che mi secca camminare. Vabbè. No, vabbè, credo che si evinca guardando la mia faccia quanti tic nervosi mi vengono leggendo e correggendo in contemporanea mentre leggo gli errori grammaticali. Poi magari anch'io mentre parlo mi inceppo, ci mancherebbe altro. Però quando scrivi è diverso, nel senso, se scrivi hai la possibilità di cancellare, di riscrivere. Rileggi quello che hai scritto, vedi dove sono gli errori e li correggi. Se parli e ti incespi, insomma, non puoi ritornare indietro nelle parole, mentre magari dare un minimo di attenzione in più a quella che è la scrittura, dato che è il nostro, tra di noi, mezzo di comunicazione, no? Perché voi potete rivolgervi a me attraverso la scrittura nel caso dei WTF, magari una lettura, una lettina prima di inviarlo, no? Così, giusto per anche un po' di autocritica, insomma. Boom ragazzi, vi chiudo qui. Questo era un ennesimo WTF. So che amate i WTF che escono tutti i martedì. Bello questa cosa, tutti i martedì sul canale di Maurizio Merluzzo. WTF. Quindi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like, fatelo vedere a tutti, a vostri zii, cugini, parenti, compare, nipote, condividetelo, mettetelo su Instagram, nelle storie di Instagram, che io ve le ricondivido. Va bene? E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so dove... Non so parlare. Dove non so cosa dirò, ma lo farò. Ciao. Fermo, non skippare, no, perché ti devo dire una cosa. Vedi questi rettangolini che ci sono ancora sul video con dei video vecchi, no? È un inception di video, è un video in un video. E te ci clicchi e vai ai video vecchi e li guardi perché non li hai visti, vero?